che abbiamo la nostra magica tuta radioattiva. Ah, così. E questo sicuramente è un passaggio per arrivare prima. Ma dai, c'era un buco a caso. Volevo vedere se c'era qualcosa di nascosto. Tipo, qua c'è un pacchetto, ma si raggiunge probabilmente solamente da quel passaggio lì. Il punto è, ci posso passare? Non per ora. Ci vorrà un altro potenziamento? È molto probabile. Togliamo sto effetto bruttissimo, grazie. Ok, speravo di poter rompere le candele. Probabilmente. C'è di nuovo lo schermo. Dovremmo usare Cosmo e Wanda che volano, no? Quanto mi stanno sulle balle quelle parti. Cos'è sta roba? Ah, in questo modo, ok. Allora, forse ho capito. Forse ho capito, è tipo il pinball qua. These gadgets, they remind me of something. What is it, sweetie? I remembered. It's a pinballistic velocipizer. Esatto. Pinball what? It launches pinballistic ejectile podules. It's a transport device. Okay. If we wish for one of these podules, could we use it? Maybe that would help us explore. Ah, ho capito. Quel tunnel che abbiamo visto prima ci trasforma in delle palline. Noi passiamo da lì e prendiamo il pacchetto. When I can't sleep because I'm watching TV. Ma ci posso già entrare? Ovviamente. Allora, ci posso entrare ma non ci posso andare. Dovremmo trasformarci in pallina. Ho capito. Allora, per adesso salviamo. Nel negozio non mi sembra ci sia nulla di utile, anche perché per ora abbiamo solo 250 monete, quindi nisba. Questo vuol dire che dobbiamo proseguire da questo lato. Ehi, robottino! No, a quanto pare no, mi dispiace. Che tra l'altro c'hanno dei cervelli dentro, quindi sono molto dei robobrain di Fallout. Come sempre, il... come si chiama? La minimappa qui di Timmy è inutile. Questo è molto... abbastanza poco pratico in realtà. Cosa sono sti cosi radioattivi? Non lo so, ma sono sicuramente radioattivi, quindi io li evito per adesso, esattamente come vorrei evitare sta palla qui della morte. Cosa non si fa per avere un paio di monete extra, però, Esattamente. Ma va? Davvero, Wanda? Porca troia, grazie. Non so cosa avrei fatto se non me l'avessi detto, giuro. La moneta l'ho presa, sì. Ma quanto ci fai che se salto lì ci arrivo? Secondo me... Ma perché non salti? Guarda, provo a saltare già da qua. Ok, non ci sono arrivato. Ecco fatto, perfetto. Stavo per scivolare. Calmo, vai via. Prendiamo le monete. Ma alcuni scompaiono, ma perché scivoli? Tanto cielo. Alcuni scompaiono, mica ce l'hanno detta questa cosa, non ce lo dicono. Ok, voglio quella moneta io. E il gioco non mi avrebbe fermato dall'averla. Eccoci qua, finalmente, stellina presa. Verde esattamente come questa tuta radioattiva. Ok, dov'è la stella? Prima di tutto, era ovvio che non saremmo andati subito di là. Dobbiamo raggiungere... Dai! Ma perché scivoli? Santo cielo! Il benefit of doubt, veramente. Cioè, scivolano veramente ste cose a volte. Timmy! Allora, prima di tutto, tutte le monete, anche se ormai... Ormai lo sappiamo che tutte le monete non le riusciamo a prendere. Però per completismo personale me ne frega niente. Perché lì non c'era nulla? Ah certo, probabilmente quella che muoveva. Per completismo personale voglio riuscire a prendere la maggior parte delle monete.
altre piattaforme che si rimpiccioliscono? Ce ne sono? Sì. Ok, non ho di idea dove dovevamo proseguire. Di qua. Con calma. Con calma adesso ci arriviamo. Aspetta. Dammi, prendo tutte le monete che riusciamo, non me ne frega niente. No, è a tempo, porca troia. Porca troia, è a tempo. Che culo. Ce l'abbiamo fatta. Due terzi della costellazione. Stessa roba, uguale identica? Credo di sì. A sto giro neanche si sono sprecati più di tanto a creare dei livelli troppo diversi fra di loro, eh? Ecco fatto. Allora. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, siamo già arrivati al laserone. Ma non abbiamo ancora trovato la strada. Timmy, la strada per arrivare di là. Secondo me è qua dritta. Ok, quindi dopo per tornare da lì tutto più o meno sarà tutto dritto. E poi si gira qua a sinistra. Perfetto. Dai. Ecco fatto. Allora, con calma. Con calma, con calma. Prima. Perché non salti, maledizione, a questo gioco? Ci sono punti in cui veramente non capisco se è colpa mia, te lo giuro, o se è veramente il gioco in cui non salta. Ti giuro, devo ancora capirla sta cosa. Ecco fatto, presa. Ora aspettiamo che la palletta qui finisca il suo giro. Ecco fatto. E ora premiamo il bottone. Dai, 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 non me ne frega l'animazione. Su, 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 su. Dai, dai. Non ho tempo di guardare le animazioni di cose che appaiono e scompaiono. Grazie. Dai, 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 dai. Su, 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 su. Timmy, non scivolare. Porca miseria. Grazie della stellina. E ora ci trasformiamo in pallina. In pep. It's a big ball that I go inside of. It's not quite what I expected. It's fantastic. You'll love it. It's resistant to everyday knocks and shocks. So, what do we do? You can roll around in it for fun. Wherever we find a pin ballistic velocitizer driver, we can fire you at high speed into stuff. Great. Orca troia, è velocissima. Ok, posso ancora attaccare in questa forma. Ma, scusami, come sono arrivato da... Ah, questo... No. Scusami. Ah, io sono arrivato da qua, certo. Non capivo, scusami gioco, c'hai ragione. E ora... Grazie dello sticker. Another sticker for your album. Di qua, torna indietro. Ah, va, devo guidarla io anche nel tubo, perfetto. Comunque non mi sembra di aver visto altri tubi prima, quindi deduco che questa sia l'unica opzione che abbiamo. Aspetta. Carica. No, Timmy, qua, qua, qua. Su. Ah, that was dangerous. E io mi immagino Timmy dentro. Tutto che gira veloce. Poverino. This looks interesting. That's right. I'm guessing it's a pin ballistic velocitizer calibration array. Allora. Cosmo, are you making this up? Yes. I have an idea. I'll explore and I'll talk to you guys if I can't figure things out myself. Okay. And then I'll make up more stuff. Allora, intanto giriamo questi cosi qua. Io provo già a spararmi.
Ok, quindi posso salire anche sui muri, ma posso farlo io alla mia velocità? Più o meno sì. Più o meno posso farlo, ok. Devo riuscire solamente a calibrare giusto tutte le angolazioni. Ma immagino che ci sia invece un'angolazione precisa che mi permetterebbe di arrivare tipo nella zona quella lì delle monete. Io intanto provo ad entrare qua. Un attimo pensavo fossi contro mano, giuro. Ok. Ci manca ancora quella zona lì. Mi chiedo come ci si arrivi. Ah, c'era un altro tubo. Non l'avevo visto, aspetta. No, di qua, Timmy. Forza, forza, andiamoci con tutta la velocità possibile a prendere queste monetine, che sono anche poche. Ok, questo non lo possiamo toccare. Questo vuol dire che dobbiamo provare. Ah, giusto, non ho più girato questo qua. Ecco fatto. Aspetta. Ok, così dovrei riuscire a prendere quel bottone lì. Perfetto. Ora il passaggio è aperto. Possiamo girare questo di qua. Ecco fatto. In teoria penso che ci siamo. No, non ci siamo. Non ci siamo perché questo ci spara in avanti. Ok. E se lo giro di qua? Non lo so, scopriamolo. Vai, sparami. Oh, ha funzionato veramente. Ok, però abbiamo sbagliato verso di qua. Perfetto. Quindi proviamo però un secondo. In teoria ci dovrebbe sparare di là, ma a me manca entrare qua dentro. Manca lì dentro per... Ah, però aspetta un attimo. Non ho bisogno di diventare pallina per questo. Non ce n'era bisogno. Basta solo un attimo volare e salirci. Però secondo me, in teoria, era forse, lo dico forse, era fatto per la pallina questa cosa. Però non ne sono sicuro ora. No, sono cretino io e non ci sono passato di qua a piedi. Genio, big brain proprio, porca troia. Allora, entra con sta pallina, Timmy. E direi che ci siamo. Perfetto. Ed è il momento di proseguire sempre in questa forma. Scusami, volevo vedere se riuscivo a fare un 360. Ok. Altro giro di pinball. Qua si può cadere di sotto, perfetto. Allora, questo è molto palese che deve girare da questa parte, così ci sballa di qua. Questo poi ci sbalza di qua. Questo poi... Ah, è il contrario, quindi di qua, di lì, e ci fa toccare il bottone, perfetto. Prima però dobbiamo attivarli. Quindi. Quello lì sarà sicuramente l'ultimo. Questo è il primo. Questo qui è il primo. Quindi ritorniamo in forma pallinosa. Qui, bravo. E il primo bottone è andato. Ora che il secondo bottone è libero, giriamo di nuovo la piattaforma. No, era giusto com'era. Ecco fatto. Ma sta piattaforma qui? Scusami. Sì, ma va... Ok, no, ho sbagliato, scusami Cosmo, volevo fare la visuale.
Ok, si può salire. Si può salire, ma mi sa che saliremo avanzando per il livello. Però da lì si ricade, si ritorna giù da lì. Va bene, intanto giriamo ancora questo qua, perfetto. E torniamo al Pallinator. Ecco qua. 1, 2 e 3. Perfetto. Altro bottoncino libero. Giriamo questo. E ci siamo. L'ultimo è ora disponibile. Entra di nuovo dentro e fatti sparare. 1, 2, 3 e 4. Grazie e arrivederci. No, 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 saliti. Oh, porca miseria. Vabbè. Ah, ma... Oh, si può salire. Si poteva salire allora. Hai capito. E allora vi prendo tutte quante le monete. Aspetta. Ma perché io queste cose non ci faccio caso? C'era la salita. C'era proprio la salita per farlo. Aspetta. Aspetta un attimo, perché qua... Ah, ecco. Ecco il barbatrucco. Si poteva salire già da prima. Sono scemo io. Sì, sono scemo io che non ci ho pensato subito. Allora, fermi tutti, perché da qui, come dicevo, si sale ma poi si riscende di sotto. Quindi prima ci andiamo un attimo a prendere tutte quante le monete. Ecco fatto. Ora possiamo entrare in uno dei due tubi e poi farci sparare di nuovo di sotto. No, 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 calmo. Troppo veloce. Ecco fatto. E il primo giro l'abbiamo finito. E ora il secondo tubo. Di qua, Timmy. E anche il secondo giro l'abbiamo finito. Ho visto che ho mancato delle monete lì. Posso cambiare forma? Shiny. No, non posso cambiare forma, peccato. Come ho fatto a mancarle queste monete che ho fatto tutto il giro io? Boh, vabbè. L'importante è che le abbiamo prese il più possibile. E ora si può proseguire di qua, Timmy. Bravo. Eccoci arrivati. Calmo. Un altro sticker con su Vicky. Questa cos'è, il nostro passaggio? Certo, ovviamente. Il nostro shortcut. Bene, ora che abbiamo lo shortcut, direi che un piccolo salvataggio è di dovere. Vediamo cosa devono fare Cosmo e Wanda a questo giro. I'm pretty. I deserve to be displayed. So how do we open Vicky's evil space door? Ci pensiamo noi. Small portable power cells. And where do we find those? You can buy them in stores, but on Earth, not in space. On the other hand, Cosmo or I should shrink to tiny size, infiltrate the high-tech systems here, and swipe a few from Vicky. That sounds like a good plan. È una buona idea. Who's gonna do it? Me? Wanda? Me? Wanda? Me? Sto giro lo facciamo fare a Wanda, visto che l'ha fatto Cosmo l'altra volta. Non mi ricordo cosa doveva fare. Cioè, si spara? Non mi ricordo. Ok, sì, si spara con la X. Ok, io non mi ricordo sinceramente se devo trasformare cose. Ok, no, posso distruggere tutto. E a questo giro ormai i soldi non sono più un mio problema. Quindi eviterò anche di rifare il livello, visto che ne abbiamo perso uno. Non mi importa più, sinceramente. L'importante è prendere queste celle di energia. Grazie. Ecco fatto. Giusto per la prendiamo la moneta. Ma giusto perché già ci siamo, non per altro. Becca di questo satellite.
E quante ce ne mancano? Boh, bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti in sala. Ecco fatto. Questa era l'ultima? Questa era l'ultima. Play again, non questo giro. We did it! Go, Berries! Now we can use these power cells to open Vicky's evil space door. È già aperta. Foil Vicky's evil plans and save the Earth from babysittery doom. And retrieve the moon calf milk. Esatto. Era quello l'obiettivo iniziale alla fine. Siamo qui per il latte. E Vicky, sono qui per sconfiggerti. Quale costume dovremmo usare? Secondo me la pallina. Mark! Oh wait, it's me. Why are you here, Timmy? A parte che non sembri Mark, hanno un modello totalmente diverso. E perché Vicky continua a muoversi? Stop your evil plans, Vicky. So there. Oh great queen of all that is, was and will be. Shall I activate the lasers? Vicky, stai ferma, porca troia, mi dai fastidio! We'll hold them up until my babysitter ray is fully charged! Lasers? I've seen lasers! There are too many lasers, actually. But they won't stop me! Oh, cacchio, aspetta. Ah, giusto, la merda! Perché si attiva in automatico la pallina? Ok. Good work, Timmy. He's hitting the switches. Aia, che dolore. L'importante è che non ci siano pedane che scompaiono per il momento. Dov'è? Non lo vedo. Porca troia, sto laser. Allora, 1, 2 e 3. Via. Madonna mia. Come te, come oggi. The lasers! I cannot control them! Ovviamente, sai che novità. E guarda un po' dello Eugonium è stato distrutto. Casualmente, però, Io continuo a muovermi ad angolo. Penso che sia il modo più sicuro per proseguire. Vabbè, ma in realtà è una cagata. È una cagata sta boss fight. Sì, 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 fammi proseguire però. Ecco, fatto. Sì, 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 dai, non me ne frega niente che stai sparando a caso. Dai, fammi proseguire. L'importante è che ad angolo continuano ad esserci. Poi se mancano nel centro, sti cazzi, cioè non è che... Dicevo, sti cacchi se mi mancano nel centro. E guarda caso... Il gioco lo sapeva e mi ha tolto la terra da sotto i piedi. O lo Eugonium da sotto i piedi a questo giro. Devi avere anche un filo di riflesso attivo qua. Pam! No! I'll make your life a misery! Perché già non lo è. Questo giro facciamo il giro inverso, visto che già so quale zone mi mancano. Salta però, santo cielo! Il problema di questo gioco è che ogni tanto il comando di salto non lo prende, per qualche arcano motivo. Ecco fatto, perfetto. Ce n'era uno che mancava qui. Attenzione. Ecco fatto. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Perfetto. Pallinami.
Truly, the Earth Warrior is mighty. Truly, the Earth E ovviamente Warrior si sente solo da una parte. How am I going to rule the Earth now? Stop the babysitter ray countdown, Vicky. The jig's up. This is so irritating. The ray's charge meter only shows 6%. Ma come? Wait until it's practically finished before you burst in and ruin my plans. Lesser heroes, maybe. But Crash Nebula believes in efficiency. I really hate you, Timmy Turner. Ma come? Che palle senza sti effetti sonori. Keep watching the skies. Il latte, prendilo. Now I ta 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 ta. Ma come? Crash Nebula, Space Fairy. It's a good habit. Tenta col boy. Where are we? What are these weird words? Credits, Cosmo, remember? The TV magic. Secondo me adesso sale su. It's all the fault of whoever stole the Cosmo. Royal Jewel. I get it. And the show ended when we won, so the credits roll. No. Ooh, they're making me dizzy. Beane, Rom, 10 years old. Cosmo e Valda will return. Però prima, nei crediti, c'era scritto la figura cattiva. Pensavo avrebbero fatto risalire i crediti per vedere chi è questa ombra.